Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Oggi nuova mattina, nuova avventura. Siamo qua con la Mitica 600, Mitico Nicola. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E andremo a fare il vaglio intra Mosca in quel delle piccole Dolomiti. Siamo qua a Passo Campo Grosso, abbiamo mollato qua la macchina dopo una lunga, 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 lunga guidata. E partiremo al più presto, visto che siamo già in ritardo, sono circa le 7 e dovevamo partire alle 6 e mezza. Eccoci qua, partiti, abbiamo caricato gli zaini, sono pronti, siamo qua sulla strada che da Campogrosso va all'Ometto e alla Forestale, che passa per Malgasiebe. E niente, qui di fronte è appena sorto il sole su Cima Mosca, questa qua in cima, e lì, quella lì è la nostra meta di oggi. Facciamo un bel traverso qua tra i mughi e capitiamo qui dietro a questo dosso qua dove c'è il vaio dei colori. Buongiorno amici del Ravanaggio, abbiamo appena fatto un'oretta di imprecazione costruendo al cuore dei fondi. Adesso prendiamo il traversino, che andiamo alla forcellina lì e dopo prendiamo il vaio dei colori e successivamente, quasi in cima, deviamo per il vaio intra Mosca sperando ci siano le condizioni, perché per ora c'è veramente un caldo, infatti sono qua in maniche corte che sto sudando, la neve è abbastanza molla, vedremo. Il vaglio dei colori, praticamente noi siamo scesi da quella forcella là alla base di quella roccia là, di quella cima là, insomma, siamo scesi un po', neanche troppo, 10 minuti siamo qua. L'ultima volta siamo saliti da qua, no? E questa è la traccia che ci porta là verso il vaglio dei camosci, insomma, il vaglio dei colori. Stiamo risalendo il vaglio dei colori. Qua questo primo passaggio un po' verticale, ma carino, lì c'è Nicola, lì dove ci sono quei signori lì c'è il bivio e sulla destra che risale di là c'hai prima il vaio dei camosci che tieni la destra e poi da lassù in cima giri a sinistra per il vaio bianco. Noi andremo su di qua dove ci sono quei signori là, dove quei gruppi là, cerchiamo magari di passarli davanti anzi e andare su da questo vaio qua. Abbiamo attaccato da poco il vaio dei colori. Qua abbiamo passato il salto, qua c'è un dosso di roccia, non si vede perché è ben coperto. E adesso si continua su, c'è un sacco di gente ancora, qua c'è Nicola e lì dove ci sono loro si gira a sinistra. Eccoci qua, attacco del tiro di terzo, terzo più in teoria, se tutto su roccia, qua c'è un piccolo traversino per Nick. Nel frattempo questa è la vista. Lì dietro c'è quel bruciato che sta andando su al dritto da quel canale. Che è una figata. Arriverò. Vabbè, sì, al Augen. Butto qua una ghiera così, che se no rinvio non da tanto, lo uso per le viti. Allora vado spizz. Boh.
Sono fuori dal tratto ghiacciato. Siamo qua quasi alla fine. Lì su quella cresta lì c'è stuca fuori. E dopo andiamo al carnevale di Villa a mangiare una sana cotta di maccheroni. Direi. Giorgione che esce un paio intra Mosca. Non vorrei dire, ma la vista qua è qualcosa di insano. Dove sono i miei sci? In teoria abbiamo questo traversone fino laggiù da fare e poi da laggiù giù di chiodo a manetta e via. Eccoci qua sull'ultimo pezzo di cresta. Qua abbiamo il valle dei fondi che scende e noi che camminiamo. Beh, adesso non manca tantissimo, 10-15 minuti facciamo il giro e poi ci buttiamo giù dal cuore dei fondi e in un'oretta siamo alla macchina circa. La macchina dubito si veda, ma laggiù quei parcheggi là, quello lì è Campo Grosso e via insomma. Ripeto, maledetta quella volta che non abbiamo preso gli sci, vecchia, bellissima sta lì. E con questa meraviglia possiamo concludere la giornata. Vi aspettiamo nel prossimo video. Ciao ciao.